Dovete liberarvene le persone, i controllanti, le persone controllanti, le persone che ti controllano, ti giudicano pesantemente, vogliono sempre sapere cosa fai, vogliono sempre sapere cosa non fai. Salutiamo la nostra Grenettina, è apparsa la nostra Grenettina Green Apple. I lamentosi, brava, bravo Giorgio Cameli, i lamentosi. Infatti io dico sempre, donna, fai la lasagna, non fare la lagna. Questo è importante, donna, fai la lasagna, non fare la lagna. Perché i lamentosi, gli inquisitori, le persone acide, le persone acide. Fate attenzione a tutte le persone acide, le persone che hanno un'acidità intrinseca, dovete fare una grande attenzione. E le persone che proiettano, no? Le persone che proiettano su di te i tuoi difetti. Tra l'altro, ovviamente, questi tipi di manipolazioni sono spesso mascherate, no? Perché una persona può proiettarti, può essere sarcastica, può essere inquisitore. Per iscriversi al corso, al seminario base, basta andare nella home page, cliccare sul tastino abbonati, poi selezionare l'abbonamento base. Si dovrebbe vedere col cellulare, ma se non lo vedete col cellulare, collegatevi col computer. Basta andare nella home page del canale, il tastino abbonati che è vicino al tastino iscriviti, e poi selezioni l'abbonamento base. Perché con l'abbonamento base potrete partecipare ai miei seminari che faccio il lunedì e il giovedì, ma poi ovviamente restano nella community e quindi potrete fare questo. Quindi questi tipi di, diciamo, di personaggi sono dei manipolatori e la manipolazione è diversa dalla seduzione, perché la seduzione è una comunicazione interattiva, no? Ovviamente, diciamo, la manipolazione invece è una comunicazione diversa. D'altra parte, poi ci sono anche i persuasori fondamentalmente, no? Persone che cercano di persuaderti ma usando tecniche manipolative, ma che in realtà vengono utilizzate anche, però io farei attenzione, ogni volta che c'è una tecnica manipolativa, ogni volta che c'è una tecnica manipolativa, ogni volta che c'è anche una tecnica persuasiva, che voi, se voi imparate a decodificarle, è tanta manna dal cielo, no? Di solito non scende la manna, però potrebbe scendere la manna, nel senso che, diciamo, la tecnica della scarsità, ad esempio, viene utilizzata molto spesso. Una persona che ti ignora, ad esempio, sta usando una tecnica persuasiva che può essere anche la tecnica della scarsità. Questa è la tecnica di persuasione più utilizzata anche in ambito commerciale. E quando ti vogliono vendere un prodotto, no? E ti dicono: ah, guarda che sta per scadere, guarda che sta per finire. Ti sarà sicuramente capitato, no? Questo. E tu magari l'hai comprato perché dicevi: l'offerta X scade tra 10 minuti, scade tra un quarto d'ora. Molte persone comunque comprano, non tutte. Quindi è molto importante farsi percepire come una persona che non è molto, come dire, che è molto desiderata dagli altri e potrebbe sparire da un momento all'altro. E questo è interessante. Affascinante, meglio di Yul Brynner. A parte che Yul Brynner credo sia passata a miglior vita, comunque Yul Brynner ai suoi tempi era una persona, diciamo, aveva un fascino, non aveva sicuramente il fascino di Yul Brynner dei tempi migliori. Oggi Yul Brynner sarà sicuramente, come dire, un osso. Quindi la riprova sociale è anche una tecnica molto potente ed efficace, capace di condizionare le persone, no? Quindi, ad esempio, tecnica di riprova sociale viene utilizzata anche nel commercio quando c'era la pubblicità, no? Piace alla gente che piace. E quindi fate attenzione a tutti quelli che vi triangolano. Se una persona ti triangola, voi speditelo dall'altra persona. Questa è la tecnica migliore. Quando una persona ti mette in competizione con qualcun altro, mai, mai accettare la competizione. Forze di terra, di mare e di aria, non dovete mai accettare la competizione. Spezzeremo le reni al nemico. No, dovete imparare a, diciamo, salutiamo anche Rita, dovete imparare a evitare assolutamente di
competere con le persone, dovete assolutamente evitare di competere con degli antagonisti.